Io sono testimone di un'avvertenza che i disoccupati a Ponte di Nona, i cittadini di Ponte di Nona stanno portando avanti per le truffe dei punti verdi di qualità a Roma, che sapete tutti cosa sono stati. Il Comune di Roma per i vari punti verdi di qualità c'è un buco di 500 milioni che ce li stiamo accollando noi cittadini. Quello che noi vogliamo con questa nuova amministrazione è quella di pensare insieme ai cittadini sui beni comuni. Noi vediamo un immobilismo da parte dell'amministrazione incredibile. È abbastanza presto per giudicare questa sindacatura, però insomma c'è già un minimo di delusione, possiamo dire? C'è un minimo di delusione perché avremmo voluto degli interventi un po' più mirati e un po' più rapidi, perché purtroppo il trasporto pubblico ne ha bisogno anche di prese di posizione nei confronti del privato che gestisce un 30% dei chilometri di Roma, un privato che purtroppo continua a non pagare gli stipendi ai lavoratori, un privato che continua a non offrire un servizio all'altezza che sia almeno quantificabile in una maniera decente, e questo è il problema grosso. Ci sono state dichiarazioni ben precise, per esempio rispetto all'esito del referendum, alla questione delle partecipate, alla non volontà di cedere al mercato i beni comuni, questo in campagna elettorale, ma ad oggi non c'è nessun atto concreto in quella direzione, anzi le nomine di questi giorni all'assessorato al bilancio, alle partecipate, sembra evidente che vanno in tutt'altra direzione. Questo credo che la Giunta Raggi e l'amministrazione della neosindaca dovrà spiegarlo, soprattutto nel momento in cui arriveranno atti concreti, e noi ovviamente lavoreremo e continueremo la mobilitazione per far sì che non avvenga quella cessione al mercato che aveva caratterizzato anche le amministrazioni precedenti. Il Movimento 5 Stelle insomma si vanta tanto di questo, la partecipazione popolare. Ebbene, noi vogliamo che gli abitanti dei quartieri siano presi in considerazione, non solo farli assistere a queste alle giunte, ai consigli del municipio, ma che attivamente portino delle proposte che poi vengano valutate. Più che protesta c'è forse una voglia di essere coinvolti, e dall'altra parte si vede invece una porta piuttosto chiusa. A me ci sembra che oggi la Giunta Comunale abbia dato innanzitutto il segnale sbagliato, cioè si è chiusa, non ha accettato il confronto con questa cosa, ed è non so se definirlo un errore politico, dilettantismo, idiozia o qualche altra cosa. Sicuramente è un errore clamoroso. Cioè, nel senso che questa è l'assemblea che chiedeva un'interlocuzione con la nuova giunta su alcuni punti vitali, strategici per l'assetto della città, la questione del debito, lo stop al cemento, problema della casa, lo stop alle privatizzazioni delle municipalizzate. Su questo, in questi mesi, vuol dire, è cresciuto anche un attivismo sociale forte nella realtà di Roma. Per cambiare Roma bisogna costruire delle alleanze con i settori popolari di questa città. Senza un'alleanza tra istituzioni che vogliono il cambiamento, realtà popolari che vogliono il cambiamento, i poteri forti continueranno a fare il ritmo di marcia. Quello che emerge da questa nuova amministrazione è, se va bene, la paralisi, cioè la paura, no, di mettere mano a una serie di problemi che questa città si porta avanti da molto tempo. Questo del patrimonio è uno, ma non è l'unico. E dall'altra, e sarebbe peggio, quest'idea che i problemi si possano risolvere soltanto sulla base di astratti principi di legalità. Se così fosse, beh, è ovvio che questo è un conflitto acutissimo, perché quello che non si riesce a capire è che dietro queste realtà c'è non soltanto un pezzo di città, ma un pezzo di servizio ai cittadini. Quanto ci voleva la Giunta Raggi per negare ai sindacati di base una sala richiesta un mese prima con un giorno di preavviso? Non era mai successo, neanche con Alemanno e neanche con Marino. E poi il secondo segnale pessimo, che nessun esponente, né la sindaca, né un assessore, neanche un consigliere delegato viene a confrontarsi con questa realtà, anche solo per dire noi ci siamo e troveremo i canali per parlare. La paura del conflitto sociale è evidente. Siccome il governo, insisto,
ha ormai non più nel cassetto ma in via di approvazione i decreti, il decreto Madia sulla privatizzazione, e quindi una spinta verso le amministrazioni locali a accettare il piano della privatizzazione. Da che parte si vuole stare, insomma? Questo piano va rigettato, va combattuto, perché noi veniamo da amministrazioni che hanno avuto un rapporto con la legalità piuttosto discutibile, quindi su questo assolutamente noi siamo contenti di avere a che fare con un'amministrazione che si presenta come un'amministrazione sganciata dai poteri forti. Solo è chiaro che questo poi non basta, perché appunto vogliamo vedere poi nei fatti, anche perché in realtà ci sono talmente tante sofferenze in questa città e noi incalziamo anche dal punto di vista delle urgenze, cioè ci sono delle cose che non possiamo dire le faremo, vanno fatte adesso. Noi non possiamo permettere che spazi sociali, realtà associative di questa città vengano soppresse, e l'amministrazione deve intervenire adesso. Noi vogliamo che alle parole sulle privatizzazioni, contro le privatizzazioni, che ci sono state molto chiare in campagna elettorale, seguano degli atti che rassicurino i lavoratori